Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Buongiorno, è mattina presto, stiamo ritentando di fare quei giri che non siamo riusciti a fare la settimana scorsa. Oggi è martedì e mi vedete così perché ieri mi sono lavati i capelli e ho provato a metterli tutti con i beccucci per dare più volume ai capelli. Adesso vediamo come sono venuti. Allora, sono piena di questi beccucci in testa. Sono sicura che mi strappero tutti i capelli. Infatti, intanto leviamo l'elastico. Ok. E mo a uno devo levare tutti questi beccucci. Ma qui mi tirano i capelli. Ahia. Guarda se dobbiamo fare tardi per colpa di ste beccucci, che io non c'ho niente da fa' e mi invento tutte ste cavolate. Oggi dovrebbero anche arrivare gli occhiali, speriamo che siano arrivati. Madonna, quante ne ho! Se non sbaglio ne avevo messi 16. Stanno facendo malissimo le braccia a forza di stare così. Eccomi qua. Dopo un'eternità ci sono riuscita. Beh, regà, c'è la differenza. Cavolo. Il bel volume è uscito fuori. Mi sono tirata un pochetto i capelli, però. Vabbè, beccucci approvati. Adesso corro perché se no facciamo tardi come l'ultima volta. Allora, primi servizietti fatti, sono contenta, è andato tutto liscio questa volta. Pensavo di dover fare una fila immensa, invece una cosa che dovevo rinnovare mi scade il 31 gennaio, invece a me mi era stato detto il 20 settembre. Per fortuna comunque non ho dovuto rinnovare, perciò non ho dovuto fare la fila. E niente, anche Giordano ha fatto le sue cose. Abbiamo richiesto, ovviamente mi sembra giusto, il rimborso per tutte le volte che siamo andati a Roma, per tutte le volte che abbiamo pagato il parcheggio, tutta quella roba là. Abbiamo chiesto il rimborso, ora vediamo se ci rimborsano tutta sta spesa, perché è stata veramente parecchia. E niente, mo non so, vorremmo andare dal dottore, però non abbiamo preso appuntamento. Mo Giordano mi ha scritto un messaggino se ci possiamo andare così senza appuntamento, perché voglio farmi parecchie visite, perciò mo cominciamo a farle ad una, partendo dal dentista, voglio farmi un elettrocardiogramma, raga, La prevenzione, è la dici? cosa principale che dovrei fare, che vorrei fare, la gastroscopia, me la sto portando avanti, me la sto trascinando, io ho troppa paura, però vabbè, dai, la farò, entro quest'anno la farò, massimo 2022. Inizio 2022. Cagasotto. Sei una cagasotto. Manco poco. E niente, ora vediamo come prosegue questa mattinata. È iniziata comunque bene, sono contenta. Spero veramente che siano arrivati questi occhiali perché vorrei cominciare a metterli perché ne sto risentendo veramente tanto, tanto, tanto agli occhi, soprattutto in quest'ultimo periodo. Sto faticando tantissimo. Ho sempre mal di testa fisso. E niente, ma dove sta famo? Sto a cercare un numero di telefono, chiaramente non lo trovo mai, perché io non trovo mai niente con questo telefono. E mi incazzo. Perché ma tu pensi che mo ti rispondono? No, però devo Comunque sono molto molto contenta di come siano venuti i capelli, tantissimo. Cioè, se bastavano due becchetti, saperlo prima. Che ne dite? Vabbè, calcolate che ancora sono pure un pochetto acciaccati dalla notte e tutto, però sono contenta. Anche perché finalmente sono riuscita a prendere
pinzare tutto all'indietro, così non devo stare sempre a toccare i capelli che mi vanno in faccia. Facendo in questa maniera ho scoperto come non mandarsi i capelli davanti alla faccia. Mi sono sempre chiesta come le ragazze ricce e capelli lunghi, i capelli non gli vadano davanti al viso, cioè sembra come se ce l'hanno depongo, messe lì che non si muovono. Adesso l'ho capito. Siccome io l'ho pinzati tutti all'indietro, hanno preso la piega e vanno tutti a finire all'indietro, così non mi vanno davanti al viso e non devo stare sempre a fare in questa maniera. Sono contenta di come sono venuti. E niente, adesso Giordano è un po' incavolato perché non riesce a fare le cose. Perché Non trovo. Giordano è un po' disordinato, non è un ragazzetto ordinato, e le persone disordinate si trovano veramente tanto male perché le cose poi non se le ritrovano. Ma perché io ne faccio Però troppe? ovviamente non posso essere sempre io il tutore di Giordano, perché se queste cose le facessi io ci troveremmo tanto bene. Però non posso stargli dietro, 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 dietro a ogni Sì, cagata vabbè. che fa. Eh sì, amore, sì. Aveva fatto una fotografia a un numero di telefono importante che adesso non se la ritrova. Gliel'hanno detto più volte questo numero al telefono, ma lui non se l'è scritto. Perché non c'è la penna Sì, appresso? amore, stavamo a casa. Non c'è la penna Amore, appresso. stavamo a casa. Vabbè, raga, cerchiamo di risolvere questa cosa e ci vediamo più tardi. E come solita fortuna mia, gli occhiali a me oggi pomeriggio, mentre Giordano l'ha appena presi. Subito. Eccoli. Eccala. Oh, hai visto? Cioè, non sono cambiati. Ma belli, cavolo! Sono più belli questi, Sì. No, non sono uguali, sono leggermente. Non so se è il colore lo stesso. no, 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 belli, sono più belli. Comunque, le altre lenti, ma lasciate, che stanno lì. Facciamo vedere la Fai un po' vedere la differenza, così differenza? si vede. Vabbè, già la differenza è che comunque questi sono meno rigati, cioè non sono rigati. Vabbè, pure questi qui non No, guardate, erano stanno. rigati, dai. Dici? Un po' vedere? Questi viravano un po' più sul blu, questi più sul nero. Ah, sono belle, sì, mi Bello, piacciono. bello, bello, veramente. Buono, buono. E io oggi pomeriggio, vabbè, per fortuna comunque è sempre nella giornata di oggi. Adesso vogliamo Adesso? andare dal dottore. Sì, no, passiamo prima a Lui, casa a prendere un sì. foglietto. Lui ha gli appuntamenti fino alle 10:30, da 10:30 in poi ci saranno tutte le persone senza appuntamento come noi, però giustamente noi ci stiamo andando tardi e avremo tante persone avanti. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Abbiamo una lista tanta tra medicine e Impegnative. impegnative, Però io già tra io ho me e lui. mandata. Io già io ho mandata. Se Sì. riusciamo a incontrarci, riempiamo di persona. Se no, ci lascerà in farmacia. In qualche maniera farà, non lo so. Come preferisce lui, Verso vediamo. che ora oggi pomeriggio, mo? Non si sa. Non si sa. Però Vabbè. penso che scaricheranno adesso. Ok. Vediamo. Vabbè. Sei contento? Come ci vedi? E mo te lo dico fra un po'. Comunque sì, bene, ci vedo bene. Più che altro Giordano, cioè gli occhiali sono sempre stati quelli, è solo che li ha messi gradati. Da Cioè, lontano ci vedo da meglio. lontano ci vede Sì. meglio. La cosa brutta però è che quando ti rifanno la lente, nonostante queste sono della Ray-Ban, cioè originali, ti tolgono la Ha scritta scritto. Ray-Ban. No, ora capito il perché. E Giordano giustamente gli ha detto alla signora se magari ci poteva ristare questa scritta, no? Gli costava 300, 200 euro. 200 euro per una scrittina. Cioè, le lenti da soli gli sono venuti 40 euro, vero? A coppia o a Sì, no, l'una? 40 euro ho 40 speso. euro, ma se voleva la scrittina doveva pagare 200 euro. 250 euro. Che con 100 euro in più si sarebbe fatto lenti e occhiali Ray-Ban nuovi. Sì. Ma questi siamo pagati 180 sto occhiali, se non mi Questo è stato sbaglio. un mio regalo. Sì. Che l'avevo regalato a Giordano un tempo fa. E così costano un paio di Ray-Ban, Sì. 180, 200 euro. E potrò pure a 150, dipende il tipo di lente, il tipo di montatura, se ci sta qualche sconto, qualche cosa, però di solito penso che oscilla tra 150 e 180 euro. Oggi è una bellissima giornata, infatti sono veramente tanto contenta perché sono stati giorni di pioggia proprio sfrenata. Le palle, ieri fa tutto Infatti, giorno. prima di uscire di casa, da brava casalinga, ho messo a fare la lavatrice, così una volta a casa mi rimane soltanto che stenderla. Ah certo. Sì, ne devo approfittare adesso perché ho tanti panni da smaltire. Madonna, raga. Sei Cioè, 11 e mezza. siamo andati dal dottore che alle 10, 10:20 ne siamo usciti? Eh Adesso 11 e mezza sì, quasi. è 11:30. Sei sicuro? Non è, non so, a mezzogiorno?
No, ma questo va male, devo Vabbè, sistemarlo. sono stati parecchio tra ricette impegnative. Impegnative, Raga, cose. io l'impegnativa pagastroscopia Ho intanto l'ho fatto. fatta, però so che ha una durata di 6 mesi, perciò non c'è bisogno di correre. Anche se il dottore non era tutto suo grande Era un entusiasta. po' perplesso. Sì, ha detto che non c'ho bisogno, però io me la voglio fare comunque, prima o poi. Beh, controllo un po', secondo me è un controllo molto importante. Non è che mi ha detto di no, Certo, va segnata. eh. Quello perché ci stanno dei malori a livello di gestione, insomma, uno se ne porta avanti anni e anni e anni se non fai questi controlli, quindi Certo. meglio controllarsi. Adesso stiamo andando A a prenotare la prenotare la vernice. vernice grigia, che Giordi gli sta dando, anche ieri c'è stato tutto il giorno, vero? Sì. E poi penso che dobbiamo andare a casa a pranzare. Oggi gli tocca un bel riso in Riso bianco. bianco. Riso in bianco, però stavo pensando pure di comprare il tartufo, l'olio. Ah, buono, Perché quando metti il c'hai riso, ci metti in goccetto è più ragione. Ma buono. certo, quindi andiamo a fare pure un pezzetto di spesetta. Ah, guanno. Adesso. Che l'olio del tartufo non ce l'avevo, quindi. Vabbè, tanto ormai, no? Poi Certo. oggi pomeriggio riusciamo perché dobbiamo andare in farmacia, Un po' dei dobbiamo prendere gli giri, occhiali chiarire finalmente. gli esami. E oggi tutto così. Questa è la vita reale. Volevo dire comunque sia, che voi mi avete detto che io mangio sempre zozzerie, io non mangio sempre zozzerie. Voi vedete che mangio Sì, zozzerie, sì. però effettivamente vedi a pranzo oggi riso in bianco. Non è che mo faccio vedere che mangio riso in bianco. Però ve lo devo dire perché sennò dopo voi pensate che io mangio solo zozzerie. La sera, come sapete bene, noi mangiamo la carne con l'insalata, sempre. Sempre carne. Sì, voi vedete tutti i piccoli pezzettini. Magari durante il giorno non ha mangiato niente e quell'ora della merendina si fa un pacchetto dei crackers o. E noccioline, queste minchiate qua. Tipo, ieri sera abbiamo mangiato la carne, tipo Sì. scaloppina, ma l'ho Sì. fatta, no? Non è che vi dico, guarda, mi sono mangiata la scaloppina. È vero, raga, le cose più povere non ve le facciamo vedere come il riso in bianco. Non Che c'è da c'è far niente vedere? da O far da vedere. nominare, insomma. Invece mo mi tocca dirvelo, capito? Perché sennò dopo vi fate l'idea che io mangio solo A schifezze. parte quello, regà, poi vogliamo ripetere che la creatinina, se gli si era alzata, a parte che mo si è abbassata, non era perché mangiava male Giordano, perché il problema c'era proprio, è stato operato, non è che è stato operato perché mangiava male, è stato operato perché l'uretere gli si era ristretto. Adesso che Certo. l'hanno operato sta tornando tutta nella norma. Poi comunque non vi dovete preoccupare perché Giordano queste domande ai dottori gliela fa. Io vi faccio una testa così ai dottori. Lui dice posso mangiare questo, posso mangiare quest'altro, guarda che io nel pomeriggio un po' di noccioline le mangio. State tranquilli perché prima di tutto comunque la salute prima da gola. Amo? Vabbè, niente ragazzi, vediamo direttamente quando faremo qualche cosa, magari oggi pomeriggio, perché adesso facciamo queste cose, andiamo a casa, mangiamo e via. Allora, abbiamo pranzato già da un pochetto. Poi ovviamente dopo dobbiamo riuscire, però prima di farlo voglio montarmi il video per metterlo questa sera. Giordano è qui che invece si tocca la pancia. E rumino. Sì, nel frattempo ci stiamo mangiando questi. Lui risponde ai commenti e io mi monto il video che uscirà stasera. Sto cercando di metterlo uno dietro l'altro. E poi va, poi usciamo e andiamo sopra a prendere i miei occhiali. Alla fine abbiamo optato per la vellutata di verdure anziché il riso in bianco. Più buona, dici? C'era qualcuno che non li voleva il No. riso in bianco. Comunque buonissimo. La passata di verdure, cioè la Del vellutata Lidl. del Lidl, veramente tanto buona. Tanto tanto. Di sapore la mia preferita rimane quella della Postin. Però visto che trovavamo al Lidl abbiamo voluto provare, buonissima, buonissima anche quella. E fine! Via, ci ho messo un'oretta, si sono fatte le 3, ma noi vogliamo uscire subito perché volevamo andarci a fare una passeggiata e vogliamo farla con il sole e il caldo. Giordano già stava a mollare, mi ha detto ma se lo mettiamo direttamente domani in tuo monti per niente, però sono cocciuta, quando inizio una cosa la devo finire e è finito. Mo' sta qui ad esportare, poi noi torneremo a casa, lo pubblicherò e via. Eh?
Sì, no, ci sono già, eh. Io me la metto a dormire, io, Va a dormire, ciao. Ciao. Esco da sola. Come avete visto, ho messo le tende perché le avevo nella lavatrice che le avevo tutte lavate, però se non le metti prima che si asciugano, va a finire che non si stirano. Invece, se le lasci comunque umide e le attaccate subito, si stirano da sole automaticamente. E niente, adesso possiamo uscire perché me le stavo dimenticando in lavatrice, se no dopo devo rilavarle un'altra volta che poi prendono Ammazzate. puzza, prendono puzza. E niente, ma possiamo ufficialmente andare. Ok? Quelli dei cuoricini ce li metto dopo. Mo' lascio un attimo fa la piega. Mo' mi sono sistemata io e andiamo. Rieccoci qua di nuovo in macchina. Stiamo andando a camminare. Oh, sveglia del gelato, te. Erano mesi che me lo desideravo. È da tantissimo tempo che non mangio il gelato proprio così, preso nella mia gelateria preferita. Che è il pincio? Che è il pincio, buonissimo, tanto buono. Ah, il super inglese dà paura. Non si batte, zitti. Siccome abbiamo deciso di andare a camminare un po' distante da Civitavecchia, ho detto nel frattempo che ci andiamo con la macchina, io Macchina invece di annoiarsi, giustamente, le mangi i gelatini. degusto il gelato, giustamente. Vuoi un po'? No, ho già leccato abbondantemente. Gialle. Ecco che è tutto compatto. Certo. Ho levato le punte quelle che si squagliano all'improvviso. Poi mi ha detto: Madonna buona, mo. È un bel Certo. gelato che ti sei fatta fa, però non capivo. È zozzone. Dopo ti prende, No. no? Vabbè, Io evito di mangiare cibo spazzatura, ditti. io mi gusto il gelatino. Sono più di 20 minuti che Giordano sta dall'ottico. Ci sta mettendo tantissimo e nel frattempo mi sto per addormentare in macchina. Con questa luce soffusa, le macchine che passano. Madonna, non è normale che ci mette così tanto. Capisco che ci sono le persone che si provano gli occhiali e tutto, però lui li deve soltanto ritirare. Boh, non capisco. Sono tante, più di 20 minuti, raga, tantissimo. Ma vi immaginate che poi tocca a lui e gli dicono anche che non ci sono? Comunque c'è un traffico in questa zona. Mamma mia, tantissime macchine. Secondo me ci dovrebbe stare una ragazza fissa, tipo alla cassa, che serve le persone che devono solamente ritirare gli occhiali. Invece tutti quanti fanno tutto. Non è normale per prendere un paio d'occhiali tutti questi minuti. Vabbè. Finalmente Giordano ne è uscito vivo dall'ottico, cioè è uscito dopo mezz'ora. Io me lo sono guardato comunque dispiaciuta. Dice, vabbè, che c'è? Io invece mi stavo a preoccupare per lui, ma lui non gli ha fregato nulla di aspettare tutto questo tempo. Magari avrà visto qualche bella ragazzetta. Amo? Allora, questo è il pacchettino. Mi dispiace che non mi hanno dato una custodia vera e propria dell'occhiale. Infatti mi è sembrato veramente tanto strano, anche per quello che l'ho pagati comunque. Però mi hanno dato una custodia così tanto per... di Victoria's Secret, che gli occhiali non sono di Victoria's Secret, e poi non sapevo che facesse anche occhiali. Boh, vabbè, comunque una custodia, raga, tanto per quanto la userò. E questi sono gli occhiali. Sono di questo colore, dorato, dorato chiaro chiaro chiaro. Con queste particolarità nera. Vabbè, semplici occhiali comunque. Oh, vediamo un po'. Oh.
Come sono? Io ovviamente non mi ci so vedere, ma non mi ci so vedere con nessun tipo di occhiale. L'ho preso giusto per starci a casa mentre andiamo in giro, ma quando devo andare a fare qualcosa di particolare, io non le terrò. Io non le terrò. Devo imparare, ma non mi ci piaccio. È inutile proprio. Vabbè, comunque, semplici occhiali carine. Carine gli occhiali, ma non carine addosso a me. Però li devo portare, ma sono un pochetto sporchi, li devo pulire. Me li immaginavo più piccoli, però erano più piccoli quando me li ero misurati. Cioè, sembrava un moscone. Boh, vabbè. Ho fatto in tempo a caricare anche il video, lì mo andrà online. Ho messo tutti i tag, tutte le cose su YouTube. Giordano, sento che sta giocando a Crash Royale. Sì. E niente, mo ore sono? Sono le 7, ma tra poco cucineremo. Sono venuta qui da Giordano. Belle Belle? le Io mi sembro un moscone, amore. occhiali, Ma che te ne? Ma te sono guardi che erano più. poverini. Ma io da lì vedo che sono. Ma come sono enormi così? Non erano più Ma ci piccoline? fanno l'occhio, è Sì, ma normale. lì al negozio mi sembrano più piccoli, cioè sembrano grossi qua. Boh, vabbè, l'importante, regà, che sono gradate e riesco a vedere e che mi passi questo mal di testa fisso, soprattutto quando faccio le faccende di casa, che sto sempre tanto in movimento. Io penso di concludere qua questo video. Oggi abbiamo fatto tutti i giri proprio noiosi, noiosi, ma questa è la vita reale, questa è la vita, io penso, di tutti quanti, né più e né meno. E vince, questa è la vita reale, regà. Ecco, ho vinto. Dai, mamma mia. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacione. Ciao. Ciao ragazzi.